Prima di andare a Cracovia, guarda questo video, così da poter essere sicuro di ottenere veramente il massimo dalla tua vacanza. In questo video ti mostrerò infatti i luoghi ed i personaggi più importanti di Cracovia e ti racconterò le storie e le leggende legate alla città. E non preoccuparti, ci saranno anche i consigli sulla cucina polacca. Buona visione! Ragazzi, attraverso il Barbacane entriamo nella città vecchia di Cracovia, città vecchia perfettamente conservata perché fortunatamente non è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. E oggi patrimonio dell'UNESCO e andiamo adesso verso il cuore della città vecchia, ovvero il Rynek, la piazza del mercato. Ed eccomi qui nel Rynek, nella piazza del mercato e il cuore della città vecchia di Cracovia. Pensate, è la piazza medievale più grande d'Europa. Al centro c'è la statua di Adam Mickiewicz, un grande poeta e scrittore polacco, e in questa piazza ci sono veramente tantissime cose da vedere. Iniziamo facendoci una bella camminata nel mercato dei tessuti. Ragazzi, all'ingresso del mercato dei tessuti c'è appeso questo coltello qui che è collegato ad una leggenda che riguarda la Basilica di Santa Maria. Praticamente, come vedete, la Basilica di Santa Maria ha le due torri che sono differenti in altezza e la leggenda dice che erano stati incaricati due fratelli per la costruzione delle due torri. Uno dei due fratelli ha fatto la torre più alta e l'altro per gelosia l'ha ucciso con il coltello che è appeso lì. C'è chi dice che è stato il maggiore a uccidere il minore, c'è chi dice che è stato il minore a uccidere il maggiore, non si sa bene, ma comunque la leggenda è questa qui. In realtà probabilmente il coltello significava l'adesione di Cracovia al diritto di Magdeburgo, di cui uno dei principi cardine era chi sbaglia paga, però è più carino pensarlo collegato alla leggenda. Ebbene, adesso andiamo a visitare la Basilica di Santa Maria. Siamo saliti sulla torre più alta della Basilica di Santa Maria, da cui c'è una vista bellissima sulla piazza del mercato di Cracovia, e a questa torre è legata un'altra leggenda. Infatti vi capiterà di sentire durante la giornata a ogni ora una musica riprodotta da un trombettista, Leinau. Questa musica però viene riprodotta solamente per metà. Perché? Perché praticamente si dice che sopra questa torre c'era un guardiano che, quando avvistava dei pericoli, avvisava con Leinal, con questa melodia, attraverso la tromba. È successo però nel 1241 che, durante l'invasione dei Tartari, nel suonare questa melodia venne trafitto da una lancia, quindi non riuscì a completare la canzone. E per questo a ogni ora della giornata adesso viene riprodotta questa musica, ma solamente per metà, a ricordare questo evento. Serem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję. Obwazianek. Tipico di Cracovia.
Ragazzi, dall'altro lato del mercato dei tessuti c'è la torre che apparteneva al municipio e ci sono tantissime bancarelle in cui prendere souvenir o provare il cibo tipico polacco. Io vi consiglio lo zapiekanka. Lo zapiekanka è praticamente il fast food più classico polacco, va benissimo quando sei in giro, no? Vuoi mangiare qualcosa veloce. Praticamente una baguette tagliata a metà con formaggio, funghi e ketchup. Poi sopra ci potete mettere un po' tutto quello che volete, ma questa è la classica. E a Cracovia non possiamo non citare Karol Wojtyla, il Papa Giovanni Paolo II, che nacque a Wadowice, che è un paese a 40-50 km da Cracovia, però qui a Cracovia visse moltissimi anni. Nello specifico, dal 64 al 78 fu arcivescovo di Cracovia e visse in questa casa qui. Nel 78 poi venne eletto Papa e quindi si trasferì a Roma. Karol Wojtyla ebbe un ruolo fondamentale anche nell'opporsi al regime comunista in Polonia. Vi cito questa cosa qui: durante il periodo comunista, per volere di Stalin, a Cracovia venne edificato un quartiere in risposta all'eccessivo intellettualismo di Cracovia, il quartiere Nowa Huta, doveva rappresentare il quartiere ideale, un quartiere operaio. Ben presto però il governo comunista si trovò a far fronte alle richieste degli operai di avere una chiesa in quel quartiere lì per andare a praticare la propria religione. Inizialmente gli diedero il consenso, dopodiché lo tolsero. Iniziarono quindi numerose manifestazioni, numerose lotte nel corso degli anni per avere questa chiesa, e a queste manifestazioni partecipò in prima persona anche Karol Wojtyla. Dopo anni e anni di manifestazioni, nel 67 le persone ottennero il permesso di costruire questa chiesa e fu proprio Karol Wojtyla a posare la prima pietra. Altra cosa importantissima nella città vecchia di Cracovia è l'Università Jagellonica, e l'università più antica di tutta la Polonia. Fu fondata dal re Casimiro il Grande nel 1364 e in questa università hanno studiato personaggi importantissimi come Niccolò Copernico o il Papa Giovanni Paolo II. All'interno dell'università c'è uno spazio adibito a museo in cui ci sono dei reperti veramente importanti, come ad esempio il primo globo al mondo in cui fu raffigurata l'America. Al momento il museo purtroppo è chiuso, quindi non posso andare a visitarlo. Voi, se sarete più fortunati, fateci un pensierino. E direi che è arrivato il momento di lasciare la città vecchia di Cracovia e dirigerci verso il Colle Wawel, in cui ci aspettano la cattedrale più importante di tutta la Polonia e il castello di Cracovia. Ed eccomi qui sul Colle del Wawel, forse il posto più importante di tutta Cracovia. Per capire perché questo posto è così importante devo darvi alcuni riferimenti storici. Praticamente Cracovia è stata la prima capitale della Polonia, o meglio capitale del Regno di Polonia, dal 1038 fino al 1596, anno in cui poi il re Sigismondo III decise di spostare la capitale da Cracovia a Varsavia. Questo colle è così importante perché qua sopra c'è la cattedrale di San Stanislao, luogo in cui avvenivano le incoronazioni reali e luogo in cui sono sepolti diversi sovrani polacchi. E sempre su questo colle è presente il castello di Cracovia, il posto in cui sovrani polacchi hanno vissuto per secoli e secoli. Oltre queste due cose è possibile visitare tantissimi altri luoghi, come ad esempio la caverna del drago, posto a cui è legata una leggenda molto interessante che vi racconterò più avanti, quindi non perdiamo molto tempo e iniziamo a visitare. Sono nella grotta del drago. Praticamente c'è questa leggenda che dice che sotto il colle del Wawel, in questa grotta, viveva un drago pericolosissimo che mangiava tantissimi abitanti e nessuno sapeva come ucciderlo. Finché a un certo punto un calzolaio ebbe l'idea di riempire la pelle di un agnello con dello zolfo e farla mangiare al drago.
Il drago, una volta mangiato questo agnello, iniziò a sentire una gran sete data appunto dallo zolfo e quindi si reca presso il fiume Vistola, che è il fiume più lungo della Polonia, che passa anche per Cracovia, e inizia a bere quest'acqua. Non riuscendo a dissetarsi, però continua a bere finché esplode dalla troppa acqua bevuta. E quindi c'è questa leggenda carina per quanto riguarda il drago, e per questo il drago è il simbolo di Cracovia. Ragazzi, è stata una giornata bellissima, abbiamo visto un sacco di cose belle, ma stancantissima. Adesso vado a casa, mi faccio una doccia, mi preparo, esco, vado a mangiare qualcosa di tipico polacco, vado a fare festa, vi faccio vedere Cracovia by night. Ma prima voglio dirvi che in questo video vi ho fatto vedere le cose principali di Cracovia, il cuore della città, ma c'è un aspetto che non ho trattato ed è l'aspetto della Cracovia ebraica. Tratterò questo aspetto in un altro video dedicato proprio a questo, vi faccio vedere il quartiere ebraico, vi faccio vedere il quartiere in cui c'è stato il ghetto di Cracovia e vi racconto alcune storie curiose, particolari, tra cui la famosissima storia di Schindler. Troverete il link del video in descrizione o in alternativa alla fine di questo video qui. E allora un po' di cibo tipico polacco, iniziamo con un aperitivo. Una delle zuppe polacche più classiche è la zuppa arrosu, una zuppa di pollo. Il piatto polacco più classico, i pirogi, questi dentro hanno cavolo e funghi. Questo è il formaggio tipico delle montagne polacche, il formaggio Osepek, è un formaggio buonissimo, ve l'ho già mostrato a Zakopane, andate a vedere quel video perché è bellissimo. E adesso ci manca ancora una delle cose più importanti della cultura polacca, vodka! Una droga. Fuori onda. È la piazza medievale più grande d'Europa. E mo suonano le campane. E l'altro per... E all'interno di questa università hanno studiato personaggi veramente importanti come... Che cazzo stanno facendo sti piccioni dietro di me?